tempo un po' così così. Io mi sono svegliato stamattina, mi sono fatto una di quelle colazioni super sane: mela, pesca, 5 albicocche e un paninetto con la pancetta, insomma. Ieri alla fine non ho fatto gli auguri finali, i saluti finali, i convenevoli, diciamo. Ero stanchito, son andato a letto direttamente, non ho fatto niente. Nulla di che, nulla di che. Adesso andiamo al lavoro, è venerdì, la settimana è volata. Mi piacerebbe andare in palestra, però non so se sia possibile perché devo editare 3 vlogs e poi oltre a quelli devo ovviamente fare anche la, come si dice, tutto il video di ieri, devo finire, e devo finire anche il video della cosa si chiama, devo anche finire il video che ho iniziato qualche settimana fa, dai, quello del lavoro lì col catering. E aspetta che passiamo con l'arancione, fantastic. Poi oltre a quello devo anche avere una vita un po' sociale, perché sennò non se ne esce fuori. Privato, noi ci vediamo dopo come al solito per gli aggiornamenti vari, le varie cosine. Ciao! Allora, io adesso oggi vorrei andare in palestra, solo che non penso sia possibile. Dov'è? Venite qua. Non penso sia possibile perché adesso devo tornare a casa e iniziare assolutamente a editare i video di questi giorni e il lavoro che ho fatto ieri, perché devo consegnarlo, c'è la conferenza stampa e quelle robe lì. E niente, poi stasera deduco uscirò, perché dai, è venerdì, quindi per forza di cose qualcosa bisogna organizzare. In tutto questo il capo oggi finalmente ha deciso di darci, insomma, il nulla osta per sceglierci le ferie, che dovevamo parlare appunto a riguardo, solo che non so ancora quando prendermelo perché non ho nulla in programma, di la verità. Appunto, ho mio fratello americano che mi aveva chiesto se potevo andarlo a trovare, magari adesso lo risento e provo a capire quando intende, se è fattibile tutto, così provo a organizzarmi magari un giretto in California, ma la vedo dura. Sinceramente la vedo dura, anche perché quello mi richiederebbe, cioè se vado lì una settimana è un po' sprecato, perché 2 giorni sono di viaggio, quindi non lo so, vediamo. 10 giorni magari, anche perché se vado a trovare lui, che è a San Diego, vorrei andare anche su al nord, dove ero io, a San Francisco, e beccare tutti i miei amici e quant'altro, quindi non lo so, ragazzi, come sempre. Complicata la situazione, complicata, ci sono un po' di viaggi in ballo, però non dipende solo da me. Comunque ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, adesso vado a casa, voglio anche sistemare un pochino le mie cose, la camera, stirare e quant'altro, e poi assolutamente fare anche il video. Cioè, sono impazziti, ragazzi. Sono impazziti. Impazziti questi qua. Oggi a pranzo mi sono mangiato della pasta mari e monti, quindi aveva tipo un po' di pesce, dei funghi, e come secondo degli affettati e una mozzarella. In teoria doveva essere una cosa leggera, in pratica mi sono abbuffato, non ho neanche finito, ho lasciato un paio di fettine di salame e poi c'è un po' di insalata, quindi pomodori, carote e quelle robe lì. In tutto questo è il primo test che faccio dove si sente il vento, ma ho i peletti qua attaccati al microfono, quindi volevo vedere un po' come si sente, vedere se questo setup funziona, considerando che tengo il microfonino attaccato qua alla cintura, quindi non è uno sbatti, perché sennò ogni volta prima e senza microfonino mentre parlavo con voi mi toccava spegnere il condizionatore, perché sennò non sentivate, e chiudere le finestre, quindi è sempre un po' uno scazzo, sempre un po' fastidioso. Ok ragazzi, sono tipo 3 ore che sto editando il video, sto morendo, e quindi visto che mi devo ancora, devo ancora cenare, mamma mia, ste cazzo di zanzare da dove spuntano?
Ragazzi, detto questo, io adesso quindi non avevo molta voglia di cucinare, quindi mi sono fatto qua tipo il piano faccio un burrito, no? Quindi abbiamo il chili, poi burritino, un po' di formaggio così e del riso in bianco. E ho fame. Ho assolutamente fame. E niente, ora vi mettiamo lì, ragazzi. Un piattino, non ci facciamo mancare niente. Non è che sia bello fuori, cioè caldo. Scaldo ancora un pochino. Poi, raga, vediamo se ci riusciamo a fare le cose fatte bene. Allora, prima nel mezzo bisogna mettere un pochino chili, non serve un po' toti, è così, anche perché ora se ci mettiamo anche il riso ci deve essere spazio per tutto quanto, allora, e anche per chiudere soprattutto un po' di riso, toti, un pochino di formaggio che si scioglie perché è tutto caldo qua, dai, mettiamo un'altra cosa di chili. Sperando che ora si chiuda. Mi pare che vada così. No, aspetta. Non vorrei fare una stronzata. Forse è così. Sì, dai. Bene, ragazzi, abbiamo un burrito. Circa, l'ho piegato un po' al sentimento. Un pochino a sentimento. Oh, ragazzi, ho preso un piatto improvvisato, è più che onesto. Ci siamo? Comunque, ragazzi, vi ricordate quando vi avevo detto che io comprando questi occhiali da sole, dal momento che li compro, io so che avrei trovato quelli successivi. Ecco bene, io mi fa incazzare perché ho trovato, ho trovato i miei vecchi occhiali da sole. Quindi adesso ho due paia di occhiali da sole, vabbè, e posso decidere se mi sento più uno o se mi sento più quell'altro. Fatemi sapere nei commenti quale, insomma, avete capito quale vi piace.